Cerchi di tranquillizzare il bambino. Grazie. Grazie. Sei tu il ferito? Sì. Scusa se ti ho fatto aspettare, ma c'è così tanto da fare qui. Accudire i bambini, assicurarsi che tutti si siano abituati alla nuova situazione. Allora? Sei tu il dottore? Ti dovrei accontentare. Oh, no, non fraintendermi. È che mi sembravi troppo... Ecco... Troppo? Cosa? Giovane. Beh, è un difetto che passa anche troppo presto, non pensi? Niente di rotto, è solo slogata. Hai studiato medicina? Beh, insomma, prima della guerra. No, letteratura. Anch'io, che combinazione. Allora, com'è che hai imparato a sistemare... le caviglie? Ho sempre pensato che la letteratura mi potesse bastare. Ma poi ho scoperto che nella vita non esistono soltanto i libri. E da allora ho cominciato a dedicarmi agli altri. Sì, ti capisco. Non poggiare il piede a terra, capito? Ci rivediamo fra un paio di giorni. C'è di nuovo quel ragazzo. Come va? Mi fa ancora molto male. Hai fatto bene a farmi chiamare allora? Ah. Sì, hai fatto proprio bene, direi. Cosa c'è? Credo che ci serva un chirurgo. Lo vado a chiamare. Come un chirurgo? Ah, ho capito. No, guarda, è fino a un attimo fa, io credevo che... Padre Piper ha ragione, sei piuttosto confuso. Ma mi dici tu che cosa c'entri con le pistole, i fucili? Perché che cosa c'entra allora un operaio, o un ingegnere, o un prete? In tempo di guerra dobbiamo essere uniti. Poi dopo potremo tornare tutti alle nostre vite. Tu cosa farai quando la guerra sarà finita? Aiuterò i bisognosi, come faccio adesso. Lo vedi? Un'altra coincidenza. La stessa cosa che voglio fare io. Svelti, svelti, su! Via, Mari! Via! Vieni qui! Cammina, nel cortile, insieme agli altri! Avanti! Lo diammi! Presto! Davide e gli altri bambini non ci sono ancora. Chiudi la porta. Ehi! Che ci fai qui? Sto dipingendo, è un restauro. Forza, vieni con me. Sei vivo. Sei stato molto coraggioso. Nadia. So che te ne vai. Devo andare. Non c'è niente che io possa fare per farti cambiare idea. Vorrei che questo non fosse un addio. Ma non dipende soltanto da noi. Quando sarà tutto finito, dove ti posso trovare? Qui. Promesso. Ma certo. No. Perdonami, mi dispiace.
Che stupido sono. Io mi sono fatto prendere dall'emozione. Hai ragione, ci conosciamo appena noi due. No, non dire niente. Io non avrei dovuto farlo e basta. Io non so che cosa mi sono messo in testa. Marco. Mi serve una mano. Non puoi chiedere a qualcun altro? Ci mettiamo solo un secondo. Grazie, non ho fame. Mi dispiace. Lascia stare, ti prego. Non dire niente. Un giorno ringrazierai Davide e padre Five per quello che hanno fatto. Tu hai potuto scegliere la vita che volevi, Nadia. Perché io non posso? Dove è andato? Giusto sei, o Signore, retti sono i tuoi giudizi. Giusto è il Signore in tutte le sue vie, misericordioso in tutte le sue.